Si sposta di pochi metri e riqualifica i propri locali la farmacia comunale di Soria, da oggi ubicata in via Laurana 1. Un intervento che punta ad offrire servizi più efficienti per cittadini e residenti del quartiere. Come sottolineato dal presidente di Aspes, Luca Pieri, le farmacie hanno giocato un ruolo fondamentale durante il periodo di emergenza sanitaria e ora si apprestano a svolgere una funzione altrettanto importante, con la decisione da parte del governo regionale, che a breve dovrebbe essere confermata, di effettuare i test sierologici proprio in farmacia. Il ruolo che hanno svolto le farmacie durante l'emergenza e durante il lockdown è stato fondamentale. Non c'era più un ambulatorio medico aperto, i pronto soccorsi non ricevevano più personale, più utenti, più pazienti, gli ospedali erano nella situazione in cui erano. L'unico luogo in cui il cittadino utente poteva trovare un momento di confronto, di conforto rispetto a quello che stava avvenendo era la farmacia sotto il profilo sanitario. E il ruolo che i nostri farmacisti, io dico quelli delle farmacie comunali, ma i farmacisti in generale di tutte le farmacie sul nostro territorio è stato fondamentale. All'interno della farmacia ci sono spazi dedicati a quello che potrebbe anche diventare la scelta che dovrebbe fare la Regione Marche in queste ore, così come è già stata fatta in Emilia-Romagna, gli spazi dedicati al test sierologico rapido, che sarà in autoanalisi, che quindi si può fare in farmacia. Saranno spazi isolati rispetto al resto, con la possibilità di entrare in forma autonoma rispetto agli ingressi normali della farmacia, e questa cosa ci ha fatto sì di partire in maniera così veloce, perché l'inaugurazione di questi spazi, il trasloco doveva avvenire entro il mese di novembre, ma l'abbiamo anticipato proprio in previsione anche di poter svolgere al servizio di questo quartiere e della città un ruolo importante anche nel contrasto al Covid-19. In Emilia-Romagna sta avvenendo i primi 6 giorni di test nelle 900 farmacie aderenti a questo servizio, sono stati fatti 17.000 test sierologici. Su questi 17.000 solo il 3% è risultato positivo. Voi capite che se una parte, non tutta, ma anche se solo il 50% fosse andata presso le strutture ospedaliere di pronto soccorsi, il rischio era quello di intasare ulteriormente un servizio che già di per sé è saturo.